Ehi là, bentornati su Broken Stories di Flavio Truisi, scrittore e ghostwriter. Allora, l'eterna diatriba. Meglio l'ebook o meglio il cartaceo? È una cazzata, lo sappiamo tutti, perché non c'è un meglio. Sono due possibilità. Una possibilità in più è l'ebook, per fortuna, che c'è e io lo apprezzo molto. Però devo dirvi una cosa. Ci sono dei libri. Che è bello avere cartacei. Perché? Perché l'editore si è fatto il mazzo in che senso? Perché l'editore li ha vestiti come si deve. È questo, cioè è la veste grafica, ok? E e lo studio sul graphic design e l'illustrazione di copertina o la foto. Perché diciamo la verità, oggi molti editori da questo punto di vista lasciano molto a desiderare, per non dire che fanno cacare. Cosa voglio dire? Che la prassi molto spesso è acquistare una foto o un'illustrazione nelle banche immagini presenti. Online è così che funziona, si lavora così anche nella pubblicità. Ti serve un certo, una certa immagine la vai a cercare perché sono già disponibili e costano poco. Ci sono questi giganti dell'offerta, dell diciamo, iconografica che ti mettono a disposizione per vari usi, quello che ti può servire dal punto di vista dell'illustrazione, della foto, dell'immagine, mm. ma un'altra cosa invece, quando si studia il libro, anche diciamo tutto in... si studia il graphic design, si studia. L'illustrazione si paga un illustratore, un fotografo, per realizzare quella specifica immagine. E una volta si lavorava di più così. Mm. Ora, ora, questa collana io ve la devo mostrare, perché riprende... Beh, vabbè, ve la mostro prima, perché secondo me cartacea è meglio in questo senso. Allora, Agenzia Alcatraz, eccolo qua, pubblica questi libricini graficamente eh, lussuriosi, cioè... Ve li devo mostrare, sono bellissimi. Guarda, guardate questo, guardate questo. Mamma mia, cioè, la, co la costa, co questi, questo carattere, questo font è molto bello, è molto ricercato, è molto diverso dal solito. Jean-Ray, la città della paura indicibile. Guardate che roba. Ora, queste, queste grafiche sono riprese da quelle originali di una collana che si chiamava, ve lo dico subito. Uh, Collana Marabout, Bibliothèque Marabout Fantastique. C'è proprio questa, questa ricerca in più, che è meravigliosa. Lo vedete subito. Qua, questi libri sono oggetti di design, sono bellissimi. Io devo dire che, allora, ancora non li ho letti, ma vi volevo proprio condividere un po' questo discorso. Ci sono dei libri, ci sono dei modi di fare editoria, che sono diversi. Questa Bibliothèque Marabout Fantastique del passato francese è evidente che ci dà a molti editori italiani ci dà tanta merda no? E... Agenzia Alcatraz sta riprendendo questa, questa collana che in particolare eh, valorizza gli autori franco-belgi finora in particolare belgi e eh, una londinese, cioè Ethel Manning devo dire che è tutto molto... Eh, Thomas Owen è in realtà uno pseudonimo eh, di un autore belga allora è molto interessante, devo dire una collana indicibilmente eh, sexy dal punto di vista cartaceo eh, del, delle illustrazioni di copertina dell'impaginazione che, che, che facilita molto la lettura. Guardate quanto è ariosa, eh? e poi sì, sì, cioè, è tutta questa grafica è ispirata alla collana alla collana originale. E, ed è bella, è bellissima. È un po' come quando tu vuoi leggere I salici di, eh, di, di Blackwood e che fai? Lo prendi in questa edizione qui, che ha le illustrazioni, che sembra, che sembra una copia anastatica, no? e questo, questo invece è AB Editore. Mm? Queste, queste edizioni qui, cioè, sono proprio la risposta migliore che si possa offrire all'alternativa dell'ebook. Secondo me. Cioè, se io devo spendere dei soldi per un libro, allora voglio che abbia quel quid in più. Come questo, di questo vi ho parlato già. Mm? Eh, vi metto in qua sopra, o oh era qua sopra. Vabbè, comunque, sopra vi metto la, um, il link, così potete andare a vedere questa recensione di un libro che ha dentro quest queste illustrazioni, queste foto bellissime, suggestive. Chiaro che allora in ebook non mi va tanto a genio. Ho anche, eh, beh, chiaramente, questo, no? Questo è. Un libro italiano, recente, guardate che copertina. E poi dentro cos'ha? Ha, ha delle, delle mappe, delle mappe. E anche pagine di diverso colore. Allora, se c'è questo lavoro dentro, ci sto. Lo voglio comprare fisicamente, vi mostro anche questo. Questo è quello, beh, insomma, se ne parla ultimamente, eh, della collana macabra di Spelling Cooper Perché? Perché ha una bella copertina rigida, perché... C'è il taglio delle pagine rosso perché è un beh, allora è un oggetto. Poi naturalmente. Anche, questo tipo questo, no? Allora, la guida alla letteratura horror di Odoia, non è che posso prenderlo in ebook. Se è una guida con tutte queste illustrazioni, mi pare. Ha un senso. E poi la rivista. Ah, beh, beh. Allora, io a me piacciono, ok. Dite quel che volete, ma a me, a me piacciono I, i draghi Mondadori. Quando, quando un libro è così, oh. cioè, mi piace, mi piace molto. Guardate. E anche, anche questo è piuttosto orioso, e ci sono delle belle, 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 uh, mi pare, litografie. E poi, naturalmente, vale la pena di spendere i soldi, secondo me, per il cartaceo delle, delle riviste. Le riviste, signore e signore. Le riviste è meglio averle di carta, sì, secondo me sì, è più godurioso, è più, è più vero. Ecco, le riviste, come mi è appena arrivato tra l'altro ieri, terzo numero di Molotov Magazine, Ok? ed è, porca, è gigantesco purtroppo è arrivato anche un po' rovinato mannaggia um, però però chiaro che 200 e, 220 e passa pagine cartacee di narrativa di, di, di immagini di, di fumetti cioè lo devi avere cartaceo se sei in, veramente interessato poi non esiste neanche la versione Ebook, ma se esistesse secondo me non, non avrebbe molto senso non si perderebbe molto un'altra rivista che naturalmente dov'è? e eh, qua c'è un sacco di roba e io mi perdo ecco un'altra rivista che eh, siccome è una rivista eh, deve essere cartacea ipros cioè questa rivista anche ha il suo apparato grafico al suo ehm, cioè... non puoi non puoi prenderla in ebook ok però ecco io oggi in particolare volevo soffermarmi su questa su questi gioiellini, ecco, della collana Bizarre, guardate che belli messi insieme, della collana Bizarre di eh, agenzia Alcatraz, perché sono proprio dei bei libri. Vi metto qua sotto in descrizione, se volete comprarli, i link, così aiutate anche questo canale a, a sovvenzionarsi con una piccola percentuale che va a me, per voi nessun sovrapprezzo. E vi metto anche il link al mio canale Coffee, se volete offrirmi un caffè o leggere le storielle che regalo lì, e, insomma, è anche il link al mio romanzo, eccetera, eccetera. Fate voi, condividete questo video, facciamo conoscere queste piccole realtà, piccole e grandi realtà, facciamo conoscere questa letteratura, basta una condivisione, cioè, la mettete sulla vostra pagina Facebook, o quel che è, e qualcuno che non ha familiarità con questi mondi, magari lo guarda il video, magari... Capisce che non siamo dei pazzi, capisce che siamo appassionati di una letteratura che ci dà qualcosa di vero. E questi libri sono bellissimi, a dimostrazione del fatto che ci sono tanti talenti, tante intelligenze dietro oggetti del genere. Ok? Agenzia Alcatraz con l'Ana Bizarro. Fate voi, vedete voi. Intanto io ve li ho mostrati, poi farò un video gradualmente, recensirò proprio le opere, mh? man mano che le leggo. Saluti a tutti da Flavio Troisi. The broken stories. Ciao!